Setup con Elecraft K3 e panoramico attraverso LP Pen di N8 LP. Allora, il panoramico lavora in simbiosi con il K3 attraverso l'uso della seriale. Praticamente vengono passate le informazioni di frequenza 14.0.25.6 al panoramico, che attraverso il programma LP Bridge condivide, diciamo, la seriale con alcuni programmi che ci sono sotto. Può essere un log, per esempio, può essere un logger, può essere un CW skimmer, come vedete. Allora, andiamo a osservare, diciamo, il lavoro. Allora, andiamo a osservare il lavoro. Posizioniamoci sul panoramico. Vediamo la stazione, diciamo, vediamo un po', ecco, con le sue cascate. Io mi posso spostare con il VFO. Allora, io mi posso spostare con il VFO. Su una stazione, per esempio. Comincio a vedere le cascate. Contemporaneamente posso andare a vedere su CW skimmer, ecco, la stazione, che si vedrà 14.034, 14.034, 14.034 del K3. Abbiamo praticamente la stazione evidenziata con il CV. Direi che questo panoramico è molto interessante, non tanto perché praticamente fa vedere appunto il panorama della frequenza, perché sì, è una cosa molto interessante, però anche perché può dare un'altra faccia al K3. Un'altra faccia, nel senso che diventa un ricevitore veramente veramente importante. Allora, io, diciamo, ho costruito una piccola interfaccia di switch che mi permette di vedere contemporaneamente e ascoltare contemporaneamente, di fare QSO sia con la radio K3. Quindi mettiamoci per esempio su una stazione, su una frequenza libera. Quindi ora sono, mettiamoci su una frequenza libera, per esempio, a fare una chiamata, e di ascoltare praticamente sia la comunicazione con il K3 sia attraverso questo switch direttamente la ricezione del panoramico. Ricezione del panoramico che avviene tramite una Sound Blaster Audio G2, nel mio caso. Allora, ora praticamente l'audio che state ascoltando è l'audio, diciamo, a riprova. Vi faccio vedere, ecco, lo escludo o lo includo attraverso, diciamo, il software. Quindi ora praticamente sto ascoltando l'audio del panoramico. L'audio del panoramico è sicuramente un audio che ho riscontrato essere molto molto fedele, e oltretutto avere un IP3 molto molto, diciamo, importante. Possiamo andare su un segnalino piccolo, per esempio andiamo su un segnalino piccolo con il mouse. Questo è un segnalino molto basso. Allora, posso escludere o includere, abbiamo detto, attraverso quello switch, e quindi posso ascoltare così
ascolto il K3 e quindi e nell'altro modo ascolto il panoramico. Quindi proviamo ad ascoltare il segnalino piccolo. Allora, torniamo sul K3. Però questo è un segnale sempre abbastanza forte per notare la differenza, una differenza sicuramente importante, perché attraverso le cascatine molto deboli posso accorgermi che c'è una piccola stazione che trasmette, altrimenti forse non me ne sarei accorto, spazzolando per la frequenza, la stazione è molto molto debole. Ora la sto ascoltando dal panoramico. Questa è la ricezione del K3. Forse non si ascoltava niente. E ora diventa veramente lavorabile. Sono rimasto veramente male. Ecco, diciamo che la stazione si riesce a decodificare, vedete? È un segnalino molto molto basso. Attraverso la cascata riesco a vedere la presenza della stazione. E commutando nel K3 quasi non si ascolta, o comunque si ascolta molto male. Siamo nel K3. Io sono rimasto veramente male. Non so se CW Skimmer riesce a decodificare questa stazione, farebbe veramente miracoli. Non so, forse diciamo l'orecchio può aiutare meglio. Possiamo attraverso, diciamo, lo strumento di switch si po posso creare una comunicazione solamente usando il panoramico, quindi spengendo ho abbassato il K3, quindi ora il K3 praticamente è spento. Io posso, diciamo, avere la comunicazione direttamente, mi metto su una frequenza libera, con il panoramico. Quando si stacca ritorna praticamente a funzionare il panoramico in ascolto e il sidetone viene preso dal K3 e anche per il fatto che comunque c'è un leggero ritardo nell'ascolto del panoramico rispetto al K3. Per ovviare questo ho pensato di mettere un piccolo relay che mi commutasse praticamente l'audio e quindi facesse in modo che, ecco. Ecco, attraverso il relay si sgancia. Beh, penso che N8 LP abbia fatto comunque un buon oggetto e il modulo IF presente all'interno del K3 sia comunque un oggetto da sfruttare nel caso, diciamo, nel caso di un panoramico efficiente, ma anche nel caso comunque di un buon ascolto, che elaborandolo opportunamente, magari con schede audio anche più importanti della Sandblaster ODG2, può essere utile. Buonasera a tutti da Italia Kilo 5, Xilofono, Charlie Tango.